Buongiorno a tutti, chi vi parla è Danilo Iamancino. Oggi siamo qui all'interno dell'Università degli Studi di Salerno per la nostra intervista con Antonio Santolo, consigliere nazionale degli studenti universitari. Con Antonio cercheremo di entrare nel vivo della situazione studentesca universitaria, cercando anche di fare una panoramica sul mondo accademico. Allora Antonio, nel darti il benvenuto all'interno della nostra trasmissione, la prima domanda che ti volevo fare era proprio questa. All'interno del giornale 089.it hai fatto comparire un articolo dal titolo Salerno Università, parenti alla lontana. All'interno di questo pezzo hai focalizzato il punto sul concetto di cittadinanza universitaria. Vuoi farci capire bene di che cosa stai parlando? Sì, salve, buongiorno a tutti e a proposito di queste mie riflessioni che sono uscite sia su 089 sia sul Corriere del Mezzogiorno, diciamo è un articolo e sono delle riflessioni che si allacciano poi alla campagna elettorale che c'è stata nel mese di maggio e che ci ha visti impegnati nel cercare di portare avanti queste nostre idee e in particolare ci siamo soffermati, come ben dicevi, sul concetto di cittadinanza studentesca. Perché noi riteniamo che sia fondamentale cercare di sensibilizzare gli enti locali e le istituzioni ad avere un rapporto sinergico con l'università nell'offrire servizi agli studenti, soprattutto studenti fuori sede. In moltissime altre realtà italiane ed europee il concetto di cittadinanza studentesca significa che gli studenti universitari fuori sede in sostanza si sentono a casa, hanno una serie di servizi. Faccio per esempio riferimento ai trasporti, a prezzi agevolati, trasporti che funzionano al 100%, e mi riferisco anche ad altre problematiche, ad esempio la possibilità di poter votare alle elezioni, non so, politiche, europee o quel che sia, nel comune dove si svolgono i propri studi. Diciamo, sono una serie di accortezze che bisogna avere nei confronti degli studenti universitari e ho scritto quel pezzo proprio per cercare di lanciare un dibattito, soprattutto rispetto al ruolo che la città di Salerno può offrire in questi termini, sia a livello di servizi di base, sia a livello di iniziative che incoraggino l'inizio di percorsi formativi culturali che vedano al centro anche la città di Salerno insieme all'università. Come ho anticipato prima, sei consigliere nazionale degli studenti universitari. Il 29 e il 30 ottobre c'è la seconda seduta del Consiglio nazionale degli studenti. Volevamo proprio sapere da te, da rappresentante, dopo l'insediamento del 23 luglio, quali sono stati gli argomenti più importanti di cui avete parlato? Sì, l'ultima seduta è stata molto accesa ma anche molto costruttiva. Sono stati 2 giorni di lavori molto intensi, 3 se consideriamo il fatto che spesso ci si riunisce anche un giorno prima fra consiglieri per cercare di preparare già delle mozioni in modo un po' più tecnico, in modo un po' più condiviso. I punti focali che sono stati toccati riguardo alle questioni che sono più calde nell'ultimo periodo, per esempio, è quella sulla questione del turnover e dei punti organico, in cui è stata fatta una mozione in cui si chiede in modo chiaro che il turnover all'interno delle università venga sbloccato, siamo ancora fermi alla legge 133 del 2008, e che venga rivisto l'attuale criterio di attribuzione dei punti organico, che vede ben 19 università su 23 del Sud Italia danneggiate. In più abbiamo parlato del diritto allo studio, chiaramente quest'anno i fondi sono ancora stati diminuiti circa del 20% rispetto all'anno scorso e si spendono praticamente, lo Stato trasferisce per il diritto allo studio solo 140 milioni di euro circa, mentre altri paesi europei, non dico Spagna e Germania che ne trasferiscono 2 miliardi, ma se pensiamo alla Spagna che ne trasferisce 870, credo che sia una situazione alquanto drammatica su cui è giusto che tutti gli studenti vengano sensibilizzati e che il Consiglio ha preso una posizione chiara e definita. E in più abbiamo ribadito il fatto che va cancellata quella figura scomoda dell'idoneo non beneficiario di borsa di studio, che per chi non lo sapesse praticamente equivale a dire tu hai diritto alla borsa di studio ma non la prendi perché non ci sono abbastanza soldi. Ecco. Quindi queste sono le tematiche secondo me
che attualmente sono più scottanti. Chiaramente ce ne sono tante altre che sono state affrontate, abbiamo approvato ben 12 mozioni, io invito tutti ad andare a consultare il sito del Consiglio Nazionale degli Studenti o la mia pagina Facebook per essere informati su tutto ciò che stiamo facendo. Un'ultima domanda di questo nostro incontro: il 15 novembre è la giornata internazionale degli studenti, stanno mettendo in moto per organizzare varie manifestazioni. Qual è il ruolo dell'Università di Salerno e quali sono le cose che avete in cantiere, che volete appunto organizzare? Sì, in realtà poi la giornata internazionale degli studenti è il 17, quest'anno è di domenica, quindi convenzionalmente si è deciso di festeggiarla il 15, perché innanzitutto noi dobbiamo puntualizzare una cosa: questa deve essere una grande festa, però una grande festa di sensibilizzazione e di riscoperta e di avvicinamento a le problematiche universitarie, che poi sono problematiche generazionali e problematiche relative alla condizione del nostro paese e al nostro futuro. Noi chiaramente siamo insieme all'Unione degli Universitari e con l'Unione degli Universitari portiamo avanti la campagna Change the Way, cioè invertiamo la marcia rispetto ai tagli orizzontali, rispetto alla poca attenzione che viene data agli studenti, rispetto alla poca considerazione che ha la cultura nel nostro paese. A Salerno stiamo per organizzare non proprio una manifestazione, ma un momento di sensibilizzazione rispetto a questi temi, su cui non voglio dire altro perché sarà anche un po' una sorpresa, ma penso che sarà un'azione efficace appunto per ricordare a tutti gli studenti che è importante avere un ruolo all'interno del dibattito politico nazionale rispetto alla nostra condizione studentesca. Ringraziamo Antonio Santoro per l'intervista, diamo appuntamento ai nostri gentili telespettatori che ci hanno ascoltato sempre su questi canali. Grazie.